Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo la folla disse a Gesù: quale segno tu fai perché vediamo e possiamo crederti? Quale opera compi? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità vi dico, non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo, quello vero. Il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signora, dacci sempre questo pane. Gesù rispose: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà più sete. Buongiorno a tutti e bentrovati. Nella pagina del Vangelo di oggi Gesù ci parla del pane vero che discende dal cielo, di colui che dà la vita per il mondo, di colui che dà la vita al mondo. E Gesù dà la vita al mondo proprio sulla croce, grazie al suo sacrificio. Ebbene, nell'Eucaristia noi troviamo questo sacrificio, perché viene offerto, viene reso presente, viene rinnovato lo stesso sacrificio, l'unico sacrificio che Cristo ha compiuto, non ne compie altri, l'unico che ha compiuto 2000 anni fa, viene continuamente reso presente nell'Eucaristia, viene offerto per noi, per appunto affinché il mondo abbia la vita eterna, affinché il mondo accolga il dono della salvezza. Ebbene, l'Eucaristia appunto è un dono grande, perché? Perché lì c'è Cristo realmente presente con il suo corpo, il suo sangue, la sua anima e la sua divinità. E allora, quando noi facciamo esperienza grande dell'Eucaristia, quando noi facciamo questa esperienza appunto di eternità, perché l'eternità entra in noi quando noi appunto ci accostiamo al corpo e al sangue di Cristo, ebbene noi dovremmo davvero poter desiderare sempre di ricevere questo dono, al punto da dire, come hanno detto coloro che erano dinanzi a Gesù nel Vangelo, e cioè: Signore, dacci sempre questo pane. Certamente loro non avevano ancora compreso che si stesse parlando specificatamente della Santa Messa, dell'Eucaristia, dell'offerta del sacrificio della croce, ma già dicevano, soltanto per quelle parole di Gesù, che lui appunto stava parlando del pane che discende dal cielo, del pane di Dio, che è lui stesso, ebbene, già così loro avevano desiderato. Consapevoli che Cristo è realmente presente nell'Eucaristia, molto di più noi dovremmo desiderare appunto questo pane, che è apparentemente pane, perché nella sostanza è il corpo e il sangue di Cristo. Allora, noi quando ci accostiamo all'Eucaristia e anche quando andiamo al nostro posto e cominciamo a pregare, dobbiamo dire: Signore, dacci sempre questo pane, dacci sempre questo tuo corpo, questo tuo sangue, dacci sempre te, perché noi vogliamo te, noi desideriamo che tu abiti in noi. Immaginate che cosa significa essere la casa di Dio, il tempio di Dio. Maria lo ha portato per 9 mesi nel grembo, fisicamente lo ha portato davvero dentro di sé. Ebbene, noi siamo gravidi di Gesù quando noi ci accostiamo all'Eucaristia. Cristo entra dentro di noi e allora il nostro cuore riprende tutta la nostra vita, riprende tutta la vita possibile, la vita eterna. Dentro di noi. E quando noi partoriamo Gesù, quando lo chiamiamo al mondo, quando noi lo evangelizziamo, quando noi lo testimoniamo, allora sì, l'Eucaristia dà frutto. Allora prepariamoci bene ad accostarci alla Santa Eucaristia. Accostiamoci certamente in grazia di Dio, certamente senza il peccato mortale dentro di noi, ma soprattutto accostiamoci con questo desiderio di amare, di conoscere, di servire Gesù. Facciamo sì che l'Eucaristia trasformi la nostra vita, e allora la sua fragranza sarà davvero riconoscibile tra tante fragranze di questo mondo, che magari sono anche buone all'inizio, ma non ti portano frutti di vita eterna. La fragranza dell'Eucaristia è unica, perché lì c'è Gesù. L'Eucaristia, appunto, è Gesù realmente presente. La Santa Messa è il profumo di Gesù. Perché? Perché i sacramenti, e il sacramento dell'Eucaristia in particolare, come presenza di Gesù, come presenza reale di Gesù, è il profumo che Cristo ha lasciato sulla pelle della sua Chiesa.
E allora oggi vi auguriamo di desiderare sempre questo grande dono che Cristo ci ha fatto. Buona giornata. Alleluia.